Allora, eccoci qua e buongiorno a tutti. Pietro Bisanti at home, colline oltre Po' Pavese. Allora, intanto vi ricordo le mie giornate igienistiche, sono le mie giornate igienistiche degli incontri meravigliosi che si svolgono con il sottoscritto, dove vi spiegherò dal mio punto di vista cosa significhi rimanere in salute e difendersi legalmente in questo mondo sempre più marcio. Avete visto il passaggio e questo vedrete di che cosa questo sarà. L'argomento del video di oggi, tenetevi forte perché vi darò degli spunti di riflessione mica da ridere. Allora, sul sito www.pietrobisanti.it andate nella sezione servizi e trovate il calendario completo. Il 13 novembre sarò a Bologna, il 20 novembre sarò a Pesaro, il 27 novembre sarò a Perugia, il 4 dicembre sarò a Monza. L'11 dicembre sarò a Varese, il 18 dicembre sarò a Cuneo e il 15 gennaio sarò a Cagliari. Per informazioni e prenotazioni, giornate igieniste, @pietrobisanti.it. Non perdetevi una giornata memorabile dove imparerete un sacco di cose. Per tutto il resto andate a vedere chi sono sul sito www.pietrobisanti.it. Mi occupo di consulenza legale a 360 gradi, opero in tutti gli ambiti dove non sia obbligatoria l'assistenza di un difensore. Andate a vedere il mio blog, i miei vecchi video divisi per categorie, la sezione libri per acquistare il mio meraviglioso libro Assassini in pillole, la psichiatria moderna vista con gli occhi di un carabiniere. Andate a vedere la sezione download con i prestampati per la difesa legale gratuita e vi consiglio di vedere soprattutto le disposizioni anticipate di trattamento, anche se tratto anche vaccinazioni. Andate a vedere il Salvadanaio, che è un servizio di mutuo aiuto meraviglioso che ho fatto e dove aiutiamo persone in stato di difficoltà senza fare carità e senza aiutare persone che non hanno nessuna voglia di rialzarsi, ma persone che si vogliono dare da fare e hanno voglia comunque di risollevarsi. Siamo a 503 iscritti, andate a vedere che cos'è il servizio. Iscrivetevi perché merita, andate a vedere oltretutto sul mio canale YouTube www.pietrobisanti.it, anzi digitate su YouTube dalla pagina principale Salvadanaio di pronto soccorso e vi verrà fuori il mio video. Scusate, ma ho la variante grifone stamattina, andate a vedere il mio video dove vi spiego esattamente tutto. Per sostenermi potete farlo attraverso una donazione alle coordinate che trovate nel sito www.pietrobisanti.it/donazioni oppure abbonandovi al mio canale YouTube dalla mia pagina principale. La mia informazione sarà sempre gratuita per tutti, ma in un prossimo futuro alcuni contenuti saranno dedicati agli abbonati. Allora, perché sostenermi? Perché nel panorama odierno su internet, tra puttane, scoregge, tette di fuori, balletti di TikTok, gente che dice una cosa e poi ne fa un'altra, il sottoscritto è sempre stato coerente e sempre lo sarà, perché non lo fa per voi, ma lo fa per se stesso. Ed ora a bomba! Allora, scusate, mi devo soffiare il naso, perché la mattina bisogna sturarsi. Come diceva Fantozzi alla signorina Silvani, non esca perché potrebbe essere stura, stupa, struda. Ma che cazzo stai a dire? Allora, andate a vedervi tutti i film di Fantozzi che sono una grande lezione di vita. Naturalmente, che cosa è accaduto adesso su tutti i media? Bimbo morto per otite a Pesaro, condannato a 3 anni. Cominciamo a leggere un po' come scrivono i giornalisti. Medico omeopata, si sta subito a precisare, no, che l'omeopatia, che il medico fosse omeopata, quindi non un medico convenzionale allopatico. Francesco Bonifazzi, di 7 anni, morì per un'otite batterica bilaterale che andava curata con un antibiotico. Massimiliano Mecozzi è stato interdetto dalla professione medica, punirne uno per educarne 100. Io non voglio, non entro nella sentenza, no? Il giudice è verosimile che abbia ragionato, no, in maniera così, in buona fede, no?
in buona fede, abituato a così se uno è abituato al fatto che la medicina sia l'onniscienza e magari lo stesso giudice che ha condannato questo medico si è tridosato, però a questo giudice vorrei così dirgli un attimo, Presidente Tribunale Pesaro, vorrei ricordare un po' a questo giudice che l'8 luglio è stato trovato in casa morto il presidente del Tribunale di Pesaro, così malore improvviso. E magistrato Tribunale Milano morto. E pochissimi giorni fa Carlo Giovanni Maria Cotta, un giudice penale del Tribunale di Milano, è morto mentre si faceva a 60 anni un girettino in bici, no? A me piacerebbe che questo magistrato facesse delle piccole riflessioni assieme a me di quello che adesso andiamo a dire. Scusate, sempre la variante Omega 4. Allora, devo fare subito tampone e poi stare tutto il giorno col saturimetro attaccato. Allora, vediamo un pochetto. È giunta a sentenza la causa per il bambino morto di otite il 27 maggio a Pesaro. Condannato l'omeopata che aveva deciso di curare il piccolo Francesco senza usare un banale. Cominciate a sentire. Leggiamo le parole, no? Due goccine per dormire, un banale antibiotico, una chemio leggera per bocca, no? Sia i giornalisti che i medicastri o i merdicuccoli utilizzano i termini senza nemmeno sapere quello che stanno dicendo. Cominciamo a leggere tra le parole banale antibiotico. Quindi il tribunale ha condannato a 3 anni di carcere il medico pesarese con un'interdizione per 5 anni dalla professione. E lì sovviene, ma tutte le persone che stanno cadendo come pere secche, qualcuno se ne sta accorgendo di questo, no? Giudice, lei si sta accorgendo di che cosa sta accorgendo, di cosa sta succedendo, di cosa sta. Mi arrivano persino i messaggi Covid-19 diagnosi per vendermi tamponi, andate a cagare pezzi di merda. Quindi cosa significa? Lei si è accorto di quello che sta succedendo, non importa che ieri è morto un bambino di 12 anni. No, che si era sentito male sul campo da rugby, non importa che a Brindisi sia morta una ragazzina di 14 anni con 3 dosi e naturalmente subito sono corsi a dire che non è successo niente. Allora, aveva curato con rimedi omeopatici Francesco Bonifazzi, che era stato colpito da un'otite batterica bilaterale. Francesco morì all'ospedale Salesi di Ancona, dove è arrivato 3 giorni prima in gravissime condizioni per poi finire subito in coma. I familiari, su consiglio del medico, lo avevano trattato solo con l'omeopatia. Mecozzi aveva sempre respinto le accuse, dicendo di aver mai imposto in alcun modo la cura omeopatica, di non aver mai impedito il ricovero del bambino, come invece avevano affermato i genitori durante il dibattimento, né sconsigliato loro di rivolgersi ad altri sanitari. Stando all'accusa, Mecozzi non avrebbe ritenuto necessari gli antibiotici anche quando il piccolo presentava i segni del primo aggravamento. Pensate che in questa storia anche i genitori erano stati ritenuti corresponsabili del decesso del bimbo. Avevano preso 3 mesi per concorso in omicidio colposo. Ogni tanto mi viene voglia di andarmene, ma non di andarmene via dall'Italia, di chiudermi, di andare ancora più in alto, andare sul Monte Penice e non guardare più gli esseri umani. A causa della mancata somministrazione di antibiotici, l'otite degenerò in una fatale encefalite. Leggete questa frase. Davanti ai giudici, i genitori dissero di essersi rivolti all'omeopata perché preoccupati dalle condizioni del figlio, soggetto a frequenti malanni e del fatto che fosse continuamente sottoposto a cure antibiotiche che avrebbero potuto indebolirlo ancora di più. Allora, cercherò di rimanere calmo e tranquillo.
facilissimo prendere il medico e metterlo a capro espiatorio. Ma mi piacerebbe che questo giudice facesse dei piccoli ragionamenti e si chiedesse il perché questo bambino continuasse a fare cure antibiotiche a ripetizione. Lei giudice se lo chiede? No, come lei giudice non si chiede neanche probabilmente il perché il fatto che un bambino di 7 anni al posto di scoppiare di salute totale, no? Al posto di scoppiare di salute totale, continui ad avere problematiche. Ma non c'entrano niente i punturini pediatrici che si fanno, non c'entrano niente che con la legge Lorenzin adesso i punturini pediatrici obbligatori sono 10 più 4 facoltativi, poi i facoltativi li fanno tutti, quindi 14 con tutti i richiami. Non importa niente che il punturino dell'MPR, il richiamo dell'MPR si faccia solitamente intorno ai 5 anni. Questo naturalmente nella sua testa giudice non conta niente e non si chiede il perché una cura antibiotica non sia sufficiente e allora ce ne vogliono 2, 3, 4, 5, 6. Glielo spiego io, giudice, che faccio l'igienista, che è una corrente di pensiero, non sono un medico, le spiego. Quando i sistemi immunitari vengono indeboliti dai veleni chiamati punturini pediatrici. Che cosa succede? Succede che si crea un sacco di spazzatura assieme ai punturini pediatrici, assieme all'alimentazione scriteriata moderna a cui sono sottoposti non solo i bambini ma anche gli adulti. I batteri, che sono nostri amici, intervengono per cercare di fare della pulizia, cioè per portar via la spazzatura all'interno del corpo. Il merdicuccolo da quattro soldi che cosa pensa? Pensa che la presenza del batterio sia un'infezione. È come pensare che i vigili del fuoco presenti su un incendio abbiano causato l'incendio e non siano invece lì per spegnerlo. E allora che cosa faccio? Arrivo con un mitra e ammazzo tutti i vigili, lancio una bomba, ammazzo tutti i vigili del fuoco e invece i vigili del fuoco sono lì per spegnere l'incendio, come lo sono i batteri. Ma quando la situazione degenera, quando i batteri sfuggono al controllo del corpo, quando la spazzatura all'interno del corpo è troppa e quando si continua attraverso terapie antibiotiche, a distruggere il microbiota e a trasformare il terreno dove vivono questi batteri. Ed è la motivazione per cui questo bambino non aveva bisogno di un banale antibiotico. Caro giudice, il banale antibiotico questo bambino, continuamente sottoposto a cure antibiotiche, l'aveva già preso. L'aveva già preso una volta, due, tre. I genitori dissero di essere rivolti all'omeopata perché preoccupati delle condizioni del figlio, soggetto a frequenti malanni e del fatto che fosse continuamente sottoposto a cure antibiotiche. Capisce, giudice? L'antibiotico l'aveva già fatto una, due, tre, quattro, 10 volte. Allora lei perché non si chiede il perché le vecchie terapie antibiotiche non avessero funzionato? Signori, questa è la medicina moderna. Questa è la medicina moderna completamente avallata dalla magistratura. Completamente avallata, cioè i giudici, al posto di ragionare con la propria testa, nella maggior parte dei casi si affidano al parere di persone che, a mio giudizio, 9,9 periodico su 10 non capiscono niente di come funziona il corpo umano. E si mette in croce la persona che tenta. Anch'io non credo all'omeopatia. Io non credo all'omeopatia perché non credo ai rimedi, cioè non credo che la guarigione avvenga attraverso un rimedio, sia esso allopatico, omeopatico, eccetera. Credo che la guarigione sia interna e avvenga dando la possibilità al corpo di autoguarirsi. La medicina allopatica o quella omeopatica possono, in rarissimi casi emergenziali, essere di supporto. Esempio: se questo bambino non ce l'avrebbe più fatta, è vero, sono assolutamente d'accordo che questo bambino senza l'antibiotico in questo caso non ne sarebbe uscito. Ma sapete perché non ne sarebbe uscito? Non ne sarebbe uscito perché il corpo gli aveva già dato, aveva già provato mille volte
a uscirne in maniera naturale senza antibiotico ed era continuamente stato sottoposto. È come arrivare in un ospedale con le arterie completamente bloccate dal grasso. Ci dovevi pensare prima, il corpo ti ha detto mille volte attraverso i mal di pancia, i mal di testa, i mal di tutto, che quello che stavi mangiando era sbagliato. Quando arrivi a un certo punto, il corpo ha bisogno di uno che ti sturi le arterie. È per questo che il pronto soccorso in alcuni casi salva la vita. Ma il problema è che il corpo ti aveva già detto un milione di volte che stavi sbagliando. Quindi che cosa significa? Significa che queste sentenze sono dei passepartout, no? O sono delle autorizzazioni a prescrivere, a prescrivere, a prescrivere, a seguire i protocolli, a prescrivere e a mai e poi mai permettersi di pensarla diversamente perché vi beccate 3 anni di reclusione e 5 anni di interdizione. Tenete conto che con 3 anni di reclusione il medico, se verranno confermati in Cassazione, non potrà avere la sospensione condizionale della pena che vale fino a 2 anni. E questi 3 anni diventeranno una sentenza definitiva che il medico non sconterà in carcere, potrà scontarla ai domiciliari, in prova ai servizi sociali, eccetera, ma comunque non gli verrà sospesa. Tutte le persone che crepano male, distrutte dalla chemioterapia, tutte le persone che stanno crepando e che sono crepate, no? Negli ospedali, nelle stanze degli abbracci, in tutte queste cazzate mostruose, tutte le persone, stamattina guardate, i malori improvvisi non risparmiano nessuno. Un altissimo ufficiale della Marina Militare, trovato nel suo alloggio ammiraglio Davide Gabrielli, è morto anche lui, puff, di un malore improvviso. Non, nessuno scampa. Il comandante provinciale Carabinieri di Crotone, puff, è morto anche lui durante un'immersione di malore improvviso. Capite? Non risparmia nessuno. La mancanza di cognizione del mondo in cui viviamo non risparmia nessuno. Certo, al netto dei casi in cui mi posso sbagliare, per l'amor del cielo, certo che esistono ancora gli infarti naturali, no? Quelli causati da uno stile di vita di merda, ma questi episodi devono farvi comunque riflettere. Queste sentenze vi fanno capire ancora di più che i medici non andranno avanti a prescrivere, 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 prescrivere e prescrivere. Perché se non fanno così, finiscono dentro. È incredibile, ti fa riflettere, è come i blocchi stradali dove nessuno fa un cazzo, no? E poi a te che butti una, a te che ti sdrai, andiamo un po' a vedere. No, alcune cose devo rivederle insieme con voi. Allora, quindi forze dell'ordine, l'abbiamo visto il video di ieri, no? Sugli attivisti, no? Che fanno i cazzi loro, eccetera. Andiamo a vedere. Green, uomo inseguito in spiaggia. Vi sblocco dei ricordi, dai, insieme, su. Dai, vi sblocco dei ricordi, ve li sblocco assieme a me, forza! Dai, su, vi sblocco il ricordo, no? Delle forze dell'ordine, ve li devo sbloccare. Guardate, guardate, ecco, forza! Ve lo devo sbloccare alcuni ricordi. Devo sbloccarveli. Porca troia. Dai, dai, forza. Beh, caro carabiniere, quello è abituato a correre, mica te con la panza. Però vi devo anche sbloccare. Vediamo se lo troviamo. Barbara. D'Urso elicottero, dai. Tero spiaggia, vedi che c'è? Dai, dai, ti prego, ti prego. Ti prego! Barbara D'Urso trasmette avvistamenti in elicottero di pedone col cane! Lo stanno raggiungendo.
Ragazzi, non dovete dimenticare. Non dovete dimenticare. Si sta spostando repentinamente per nascondersi. Il primo uomo è stato fotografato. Non dovete dimenticarvi, non dimenticate Allora, mai. vogliamo, state comunicando con i vostri colleghi giù? Sì, abbiamo subito allertato l'unità navale che è intervenuta. Abbiamo subito allertato l'unità navale. Abbiamo subito allertato l'unità navale. Ma voi vi rendete conto? Vi rendete conto? Tu sto parlando con te, autista di elicotteri, che ti stai prestando a questa farsa, a questo teatrino. Ma come vai? Come torni a casa e guardi in faccia i tuoi figli? Porca troia, abbiamo allertato l'unità navale! No, no, adesso aspetta un attimo, hai allertato l'unità navale e io devo andare immediatamente. Devo. No, devo prendere il mio video di ieri, mi dispiace, non ce la faccio. Non ce la faccio! Devo prendere il mio video di ieri! Mettono a metterli in Devo macchina. prendere il mio video di Detto niente, ieri! continua Devo prendere il mio l'opera. video di ieri! Allora io prendevo dei sensi l'articolo. Devo in prenderlo! maniera diversa, un po' di danno su Telegram, comunque in genere. Mi vergogno completamente da moltissimi più persone ordinari offerte. Dov'è? Ok, ma lo fate perché vi viene permesso di farlo. Ma cominciamo a vedere i primi che scendono. Devo I primi che allertare arrivano. l'unità Questo è un video di navale! psicologia, andrebbe Perché non arriva insegnato l'unità nelle navale? facoltà Intanto di vediamo, psicologia nella vediamo! ordine che sono io. Eccoci Eccolo! qua. Allora fermi. Osserviamo. Voi che non conoscete, presenti su YouTube, quindi sottoscritto non ha alcun obbligo di dover preavvisare o dover chiedere l'autorizzazione. Sono video giornalistici presenti sul Vediamo, canale Fantini, allertiamo una l'unità navale con un testata giornalistica. elicottero, Quindi io no? sto riproducendo video che Ma sono non state già consumando di tonnellate di pubblico carburante, dominio emissioni, e quindi di casini, interesse eccetera. giornalistico. Lì va bene Allora, per inseguire due persone che questo stanno è prendendo il sole un facendo jogging, maresciallo, poi va vedremo il grado, benissimo, tutta doppia, no? eccetera, Allerta stemma. l'unità Mi fa capire navale. che il Madonna, ma come 99,9% di cazzo si questo fa? Come fai a maresciallo tornare a appartiene casa e guardare in al faccia tua moglie e i tuoi battaglione, quindi ai figli reparti con la mobili con la mascherella cenere, il sull'elicottero? battaglione. Lazio, che è a Roma. Adesso osservate come il mio non è una un volerla offendere, caro maresciallo, no? Ma avendo fatto il suo stesso lavoro con un grado anche superiore al suo, se lei fosse stato un mio sottoposto, gli avrei detto: mi scusi, ma lei è pagato per fare la paternale del buon padre di famiglia? Lo No? so che è Osservate come lunga, un tutore ma vi devo dell'ordine, far vedere al la posto, discrepanza tra davanti a una abbiamo situazione così allertato l'unità grave, navale e delle persone che Dai, arbitrariamente forza, bloccano Pietro, muoviti, l'arteria porca stradale troia. con i pericoli, i mezzi di soccorso, la gente che deve fare i cazzi propri, tutto. Guardate al posto di applicare la legge e dire: signori, in nome della legge vi dovete spostare immediatamente, oppure si dovrebbe arrivare lì e dire: signori, siete in flagranza del reato di blocco stradale, siete tutti in arresto, al muro, mani dietro la testa e verrete ammanettati. Questo è quello che avrei fatto io, ma io giustamente me ne sono andato dall'arma dei carabinieri. Osservate cosa fa questo signore. Un piccolo passaggio per La vostra è un'ottima ragione. La vostra è un'ottima ragione, capite? Andiamo, torniamo qui e facciamo un piccolo passo indietro. Navale è intervenuta arrivando sul posto e sono scesi due colleghi che hanno subito identificato il soggetto segnalato. È arrivata l'unità navale e sono scesi due colleghi che hanno inseguito il soggetto identificato. Non dimenticate, porca troia. Occhi aperti perché il mondo è un postaccio. Avanti così.